Thank you Questa cosa di voler sempre far contenti gli altri, non si sa dire di no perché si teme la reazione dell'altro e si pensa che la reazione dell'altro sia la cosa più terribile a questo mondo, è una cosa che secondo me è tipica di moltissime persone. Assistere a quando un quadro di personalità che può somigliarci diventa estremo, forse ci fa rendere conto anche che non siamo poi così lontani da una mente criminale. Buonasera ragazzoni, buonasera, benvenuti in questo super Twitch Crime! È un personaggio odioso, ve la faccio sempre questa premessa quando cerchiamo di comprendere meglio la psicologia del cattivo, perché è importante, eh, è un personaggio odioso, viene sull'incazzo, viene l'orrore, viene eh, veramente da, da dire «Basta questo, lo voglio sbattere in, in prigione!» Sbattere nel senso che proprio lo prendo, lo alzo, lo sollevo e glielo lancio contro... Eh, e il butto la chiave E avete assolutamente ragione Però Ci sono dei ragionamenti da fare Soprattutto perché qui eh, Tutto quello che è successo È causa del suo Quadro di personalità Cioè è, è tutto dovuto Al modo di vivere la vita Di Carlo E il modo di intelleggere la realtà Di Carlo E della sua scarsissima Dote di um, assertività, ecco la sua mancanza di assertività. Che cos'è l'assertività? Ve lo spiego. È la capacità di riuscire a manifestare, quindi comunicare i propri bisogni, quindi anche i propri fastidi, in maniera pacifica. Quindi non esagerare nella, nella pretesa, nella rabbia, nel, nel farlo con aggressività ma anche non sottomettersi sempre a volere altrui e non far valere i propri bisogni pur di non disturbare gli altri o per paura della reazione degli altri. Lui era uno così. Allora, veniamo a noi. Veniamo al caso di Carlo Lissi. Siamo a Motta Visconti, non so se conoscete questo paesino. È piccolino, si trova tra Milano e Pavia, lo definiscono anche parte dell'interland di Milano. E il tutto avviene il 14 giugno, cioè la vera tragedia, avviene il 14 giugno 2014, alle 2 di notte, cioè, alle 2 di notte succede un patatrack. Cosa succede? Che c'è un uomo che urla disperato fuori da casa sua. Gridando aiuto ai vicini perché ha ricevuto una rapina e comincia a urlare: Sono tutti morti! Sono tutti morti! I ladri li hanno ammazzati tutti! Aiuto, aiuto! Eh, I vicini si svegliano. Poi comunque lui aveva già chiamato il 118 per dire proprio che c'è stata una rapina in casa sua e sua moglie e i suoi figli. Di 5 anni, la più grande di 20 mesi, il piccolino, sono stati massacrati dai ladri. Comunque l'uomo che ha telefonato al 118, che ha ricevuto questa rapina finita male in casa sua, si chiama proprio Carlo Lissi, che è quello che vedete nella foto qua. All'epoca aveva 31 anni ed era appena rientrato a casa dopo essere stato con gli amici a casa loro a vedere una partita. La partita di calcio, tra l'altro una partita molto importante perché giocava la nazionale, era Italia contro Inghilterra il 14 giugno 2014. Voi ve lo ricordate? Sicuramente io, io no. <ride> Però, ok. Però facciamo un attimo un passo indietro prima di andare a cosa è successo quella sera e vi presento i personaggi. Carlo Lissi è nato il 26 settembre dell'82. A Casorate Primo, che è in provincia di Pavia, suo padre faceva il piastrellista e sua madre faceva l'impiegata. Ha un fratello più grande e fin da bambino Carlo è come dire, come al solito, no? È il fratellino sfegatino, nel senso che eh, suo padre è molto esigente, è molto forte e autoritario e ha una netta preferenza per l'altro fratello per cui Carlo fin da bambino sviluppa una grandissima soggezione quindi un vero e proprio timore reverenziale nei confronti eh, di suo padre non ha mai il coraggio di eh, contraddirlo perché suo padre dà in escandescenza appena viene contraddetto suo padre tra l'altro gli dà delle direttive cioè tu nella vita devi fare quello che dico io per essere un bravo figlio di cui io possa essere orgoglioso, devi fare tutto quello che io dico e devi riuscire anche al meglio. In quello che io uh, ti ordino di fare sostanzialmente, cioè ti suggerisco ma poi <ride> è praticamente un ordine. E Carlo al posto di ribellarsi, al posto di far valere a un certo punto eh, la sua personalità, i suoi veri desideri, le sue vere emozioni, come diciamo molti adolescenti fanno, nell'età tra l'adolescenza e i vent'anni poi c'è una ribellione verso i genitori se sono così, lui no, lui per niente, lui eh, passa tutta la sua esistenza a cercare di soddisfare le aspettative di suo padre e non solo quelle di suo padre ma anche della società in generale. Quindi Carlo non è mai in realtà se stesso, Carlo è sempre lo specchio di quello che gli altri vogliono da lui. È comunque una cosa molto negativa nella vita di una persona, cioè non riuscire mai a essere se stesso, non averlo neanche mai scoperto chi veramente sei e eh, adattarti sempre alle richieste dell'esterno per essere accettati è quasi meglio credo dall'altra parte essere bullizzati perché non sei come la, la società ti vorrebbe cioè non so veramente cosa sia peggio tra le due sappiate che comunque accontentare sempre le richieste dell'esterno prima o poi vi porterà ad avere un una rottura che non dico che deve spostare qualcosa di violento, assolutamente no. Potrebbero anche essere attacchi di panico, una depressione, un oh mio dio, non so più chi sono. Oh mio dio ho buttato via la mia vita. Ecco quindi prima di trovarvi in una situazione del genere, magari fatevi, non so, un, un esame rispetto a quello che state vivendo. Magari chiedete aiuto, fate un po' di psicoterapia. Perché tante volte, magari lo facciamo senza nemmeno rendercene conto, cioè, per noi è scontato essere come ci chiedono di essere e magari non ci siamo mai fermati a pensare: uh, Cosa voglio io veramente? Chi sono io veramente? E queste sono domande che prima o poi bisogna porsi. Comunque, ragazzi, il. L'adattarsi alle richieste dell'esterno non è sbagliato, cioè non è che dobbiamo essere sempre dei frullini matti che fanno il cavolo che vogliono e adesso ho voglia di lanciare le caccole su quell'anziano, lo faccio perché io sono fatto così. No, ok, c'è cioè un limite a tutto, no? Ovviamente bisogna adattarsi alle richieste dell'esterno per il vivere sociale, per il vivere civi civile, ma... D'altra parte anche quelle che sono le scelte personali come il percorso da fare nella propria vita lavorativa, eh, gli hobby, eh, la moglie, eh, avere una moglie, fare dei figli, fare dei figli. Cioè, tutte queste scelte personali qui non possono essere dettate dalle richieste dell'esterno perché altrimenti siete condannati all'infelicità. Bisogna che siano cose che desiderate davvero perché veramente vi condannate all'infelicità. O anche effettivamente vivere la propria sessualità come si vuole. Non è facile, lo so, non è facile perché le famiglie tante volte reagiscono male. Però sapete bene che la repressione sessuale porta a delle circostanze veramente pessime. Quindi magari se proprio la famiglia è una cosa... cioè non lo so, meglio tenerlo nascosto alla famiglia e condursi la propria vita in privato. Che non accettarsi pur di farsi accettare, ecco, poi spero di esservi fatta capire perché sono discorsi un po' complessi, come vi dicevano Carlo. È uno che si adatta sempre alle richieste della società e non è mai se stesso. Cosa sarebbe stato Carlo se avesse potuto seguire le sue inclinazioni? Carlo desiderava studiare filosofia, gli piacevano le materie umanistiche, era uno che nella vita non sarebbe mai diventato grande, un eterno Peter Pan, non avrebbe mai voluto prendersi delle responsabilità, non avrebbe mai voluto costruire una famiglia. E ci sono le persone così, non è che sono sbagliate, sono membri della società che saranno utili in maniera eh, diversa, ma sono comunque membri della società utili quanto gli altri. Se non vuoi mettere su una famiglia, vuoi fare il professore di filosofia eh, con mille gatti a casa tua, ben venga. Però Carlo questa cosa qui non l'ha mai considerata come un suo diritto. Cioè, ha sempre pensato, vabbè, a me piacerebbero queste cose, ma tanto non le posso fare perché mio babbo non vuole, perché la società da me eh, chiede altro. In più, Carlo era uno molto timoroso, molto... Ragazzi, io sto facendo un ritratto di Carlo eh, per comprenderlo, eh. Non lo sto giustificando, mi raccomando, perché bisogna capire bene le cose quando succedono. Carlo ha sempre avuto un grandissimo timore dei conflitti. Perché? Perché chiaramente avendo una così scarsa autostima, entrando in un conflitto e non avendo, eh, passatemi il termine, le palle, ma più che le palle, direi eh, la determinazione o la sicurezza in sé di portare avanti un dibattito, si faceva subito schiacciare da chiunque lo aggredisse. E non solo schiacciare, ma si, si sentiva umiliato, sminuito, non accettato. E quindi sapeva che ogni conflitto a cui lui avrebbe preso parte, Avrebbe perso e, perdendo, avrebbe perso anche un'altra fetta di autostima, quella men che zero che ci aveva. Quindi, Carlo, pur di evitare i contrasti, non contraddiceva mai nessuno. Così come suo padre, cioè, non ha mai contraddetto suo padre perché, se sennò... lo faceva nero e si incazzava come una bestia, e poi gli distruggeva l'autostima visto che lui desiderava tanto essere ammirato da suo padre. Ma neanche le altre persone nella società perché aveva una paura tremenda di essere visto. E chissà che cosa avrebbero visto se l'avessero visto. Avrebbero visto forse uno sfigato che aveva dei desideri inaccettabili per il contesto sociale in cui lui era in quel momento? Cioè, non mi interessa niente di fare successo nella vita, di avere i soldi, di andare a trovare lavoro subito, voglio studiare le cose che mi appassionano, oppure non mi interessa niente di eh, sposarmi o voglio andare in discoteca a rimorchiare tutta la vita. Ah, mi devo vergognare. Di essere fatto così, quindi devo seguire i dettami sociali e quelli di mio padre, così la gente non mi guarderà mai male e io mi sentirò a mio agio nella società. Certo, il problema è che poi si sentiva tremendamente a disagio ogni giorno con la sua esistenza. Carlo sempre lì a evitare i conflitti, evitare le polemiche, si allinea sempre, per esempio, alle idee altrui, cioè lui quando parla con gli amici o c'è una discussione al bar o semplicemente anche chiacchierando, nessuno lo ha mai sentito contraddire l'opinione di qualcuno per dire la sua. Lui è sempre d'accordo con tutti anche a costo di andare in contraddizione, cioè lui non ti dirà mai qual è la sua opinione, ma forse non ce l'ha nemmeno. Perché? Non perché sia scemo o vuoto di testa, perché non è nemmeno abituato a crearsela una sua opinione, perché tanto sa che non ha il diritto di esprimerla, quindi cosa se la, se la crea a fare? Se cresci così, purtroppo questa cosa ti si instilla nella mente per di più Carlo non esternava nemmeno tanto le sue emozioni. Sì, è una persona passiva, assolutamente passiva, è il top del manipolabile, tra l'altro, perché uno così, cioè basta che gli dici "Guarda che se non fai come ti dico, poi ti, io ti giudico male, eh? oppure la gente ti giudica male", tac, è il tuo schiavo. Cioè, le persone così, purtroppo, sono molto molto manipolabili. E anche a livello di emozioni non era, cioè, non mi è sembrato uno molto consapevole a livello emotivo, cioè non aveva proprio, secondo me, non aveva uh, auscultamento di se stesso per quanto riguarda le emozioni. Tant'è che, volendo dare sempre ovviamente un'immagine positiva di sé, non esprimeva mai le sue emozioni, c'era sempre il piatto. Se c'era l'essere essere contenti, sì, allora se gli altri sono contenti e ridono, rido, rido anch'io. Se no, mi adatto no, al mood del momento. Lui ovviamente eh, comincia anche a sviluppare un ideale di perfezione e non fa altro che specchiarsi negli occhi altrui. Quindi mi vogliono fighetto con il capello curato? Perfetto, sono un fighetto col capello curato. Eh, mi guardano meglio? Se sono fisicato, perfetto, vado in palestra e sviluppo un, eh, un culto del corpo. Eh, mio padre pensa che eh, io sia più valido se studio economia piuttosto che filosofia come era la mia indole, il mio, il mio desiderio. Perfetto, non ci penso neanche due volte a impormi su quello che voglio studiare. Vado e faccio economia anche se non mi interessa e non mi piace. Questo ha creato un narcisista lo hanno chiamato narcisista in tantissime uh, fonti in praticamente tutte le fonti che hanno parlato di, di Carlo Lissi lo hanno definito narcisista anche se non c'è una perizia psichiatrica, quindi in realtà non ne abbiamo certezza che lui sia davvero narcisista a me mm, cioè a me ricorda mm, sì, il, il narci ma quello covert, non so come dire, quello che forse va un po' più nel, nel vittimismo, va un po' più nel, nella sottomissione. Cioè il narci, solitamente, quello overt, diciamo, è quello che va in giro a dire ma quanto sono sbolone, quanto sono figo, quanto sono bello. Lui no, lui era proprio passivo. Poi sì, è finito a pensare solo a se stesso, alla fine. E forse ha sempre pensato solo a se stesso. Ma in realtà... Non ha mai pensato a se stesso. Pensando solo a se stesso, non ha mai pensato a se stesso. Perché? Adesso ve lo spiego. Lui, quando cerca di essere perfetto per l'esterno, si trasforma come l'acqua per il contenitore a seconda di quale contenitore ha davanti. Per accontentare gli altri. Ma perché accontenta gli altri? Per altruismo? Perché vuole farli stare meglio? No, perché vuole stare meglio lui perché non vuole essere criticato, no critiche sono complimenti, perché eh, non osa assolutamente entrare in un conflitto perché sennò la sua autostima crolla immediatamente, quindi tutto quello che fa per gli altri in realtà lo fa sempre per se stesso, per la, il suo agio, per stare diciamo a proprio agio con la, con la propria immagine. E lui alla fine, cioè sempre concentrato solo sugli altri, ma di riflesso ovviamente no, su se stesso. Perché è la continua ricerca di conferme che a lui, che lui va bene. Cioè, lui praticamente vive con il Vado bene, eh? Vado bene, vero? Vado bene, vero? Fa faccio, faccio tutto come va fatto, vero? Sono perfetto, vero? Cioè, è tutto ok? Perché sono incriticabile, vero? E lui ha bisogno, questo vero, vero, cioè, ha bisogno di chiederlo in continuazione a tante persone, non solo, cioè, dopo non è più solo suo padre che eh, in qualche modo lo stima o non lo stima, ma proietta su suo padre in tutta la società. Se accontenti tutti diventi intoccabile, esatto, è una vittima di se stesso, certo, certo, anche perché... Eh, quanti hanno genitori che sono stati così, che gli hanno cercato di imporre le cose ma poi a una certa quando hanno capito che eh, non c'era verso che le persone possono avere la propria libertà che possono imporsi che possono farsi valere e eh, creare il proprio percorso nella vita cioè anche ti è papà cioè eh, faccio il cazzo che mi pare perché io devo essere felice la vita è una no? la maggior parte delle persone sane fa così Carlo no, Carlo è rimasto sottomesso e anzi ha esteso la sottomissione all'intera società come vi dicevo Carlo studia economia perché il padre voleva che lui studiasse economia è insicuro e cerca approvazione sociale anche il narcisista in realtà anche il narcisista anche se si copre con un ego grandioso eh, che lui forse non manifestava apertamente ma lo sembrava perché era sempre tutto perfettino però sì il, il narcisista è il primo che ha un'autostima sotto i piedi lui non ha mai avuto Occasione, ma nemmeno consapevolezza di avere bisogno di andare in terapia. Cioè, lui non pensava di essere sbagliato, lui non sentiva nemmeno questa frustrazione interna a livello conscio, la percepiva ovviamente, ma non era consapevole, altrimenti sarebbe andato in tutt'altro modo. Se lui avesse saputo davvero di avere delle alternative, io sono certa che le avrebbe colte. Io credo che lui sia andato in un delirio nel quale pensava veramente di non avere più nessuna alternativa. Allora, studia economia come vuole suo padre. A 21 anni trova lavoro a Milano, se non sbaglio ad Assago, come consulente informatico per un'azienda e lì lui si ferma. Cioè lui a 21 anni trova il posto fisso e quella diventa la sua vita, che all'epoca era il sogno. Il sogno del ragazzo di provincia, cioè eh, cazzo 21 anni, posto fisso, bella, c'è cioè, la vita fatta, adesso non ti resta che trovare la moglie e mettere la sua famiglia. Carlo però in realtà non si è mai chiesto se desiderava o meno questo, forse se l'è chiesto e non si è nemmeno ascoltato, ha semplicemente fatto quello che doveva fare. Ha trovato il lavoro fisso e c'è stato lavoro che non gli piaceva, lavoro che non era quello per cui voleva studiare, ma va bene, ok. Stava lì perché questo è quello che la società vuole da lui. Però ragazzi, lui conduceva una vita veramente senza soddisfazione, cioè era proprio apatico. Non, non, non so se in quel momento si era reso conto di non essere soddisfatto della sua esistenza o non se ne fosse proprio reso conto, secondo me non se ne era reso conto. Però viveva una vita mediocre e lui era uno che non aveva bisogno della mediocrità, non era uno che dici, ok io voglio una vita tranquilla voglio una vita tranquilla la, la. no, non era uno così era uno che voleva l'avventura era uno che aveva bisogno di stimoli era uno che... insomma, il problema è che questa cosa qui di se stesso lui non l'ha mai ascoltata e quindi è stato lì a macerare in questo momento della sua vita quando aveva 23 anni incontra Cristina la sua futura moglie Cristina, quando si incontrano in realtà avrà sempre un divario cioè d'età tra di loro perché Cristina è più grande di 7 anni, cioè lui aveva eh, 23 anni, lei ne aveva 30 quando si sono incontrati. Che oggigiorno, sinceramente, io non ci vedo niente di strano se un uomo sta con una donna di 7 anni di più, ci sono tantissime coppie con differenze di età simili. Poi all'epoca era, era vista come una cosa estremamente insolita. Cioè, Cristina da una parte era quella. Ah, <ride> c'hai il Toy Boy! C'hai il ragazzetto, eh? Adesso 30 anni che dovresti mettere su famiglia a fare i figli, eh? Ti, ti diverti col Toy Boy, intanto. Eh? Lui era visto come: Eh, c'hai quella più grande, eh, quindi dai, donna matura, responsabile, finalmente, una con la testa sulle spalle, eccetera. Lui disse. In questo periodo, cioè quando ovviamente racconterà tutta la storia, lui pensava che gli faceva sentire lo faceva sentire figo stare con una di sette anni più grande. E questo non lo dico così per caso, perché è significativo. Ovvero mi faceva sentire figo stare con una di sette anni più grande. Cioè, pensate quanto doveva essere vuota la sua vita? Per doversi sentire figo, dover stare con una più grande. Cioè, significa proprio che aveva bisogno di una qualunque stimolo che fosse un po' diverso dal solito, che fosse un po' um, un pizzicorino, un po' di peperino nel culo della vita, capito? Quindi, ce cioè, ne aveva bisogno in qualche modo. Comunque, Cristina, come vedete, quando si incontrano e lei, insomma, gli accetta le sue avanche. È l'ennesima conferma che lui valga qualcosa. Addirittura la ragazza più grande, cioè la donna di 30 anni che ehm, accetta il corteggiamento di un uomo di 23. Quindi, oh, lei mi ha proprio scelta perché io sono meraviglioso, fantastico. Vedete quante conferme per la mia autostima da questa relazione. Wow. Quindi Carlo cede anche per questo, perché Cristina. Gli fa, eh, lo fa sentire di valere qualcosa e di essere un uomo accettabile. Il nome completo di Cristina, moglie di Carlo, è Maria Cristina Omes. È una ragazza mh, con le idee chiare, è una persona sempre stata molto decisa e con un carattere forte, cosa avete appena notato che è l'esatto opposto di Carlo. Cioè... Cristina è una che non si è mai fatta mettere le, 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 le mani in testa, no, i piedi in testa, cioè non si è mai fatta dire che cosa doveva fare, cosa non doveva fare. Lei ha sempre avuto le idee chiare, si è sempre imposta in quello che erano le sue scelte e le ha sempre fatte per quello che voleva fare, esattamente il contrario di Carlo. Tra l'altro Cristina è una anche molto più peperina, molto più carismatica, non ha nessun problema. A entrare in un conflitto se la cava bene. A volte l'hanno definita anche un po' rompipalle. Proprio perché eh, appunto. Si, si impuntava su certe cose, insomma, c'era carattere. E qui effettivamente siamo in una situazione molto simile a quella di Chris Watts e la moglie. Lui, effettivamente, appoggiandosi a lei anche più grande, e tutto il resto, facendo prendere a lei tutte le decisioni, perché poi vedremo che effettivamente sarà Cristina a prendere tutte le decisioni, anche per la vita di Carlo. E lui sarà sempre solo accondiscendente. Aveva bisogno di un'autoritaria. È un po' come suo padre. Cioè, suo padre lo ha sempre gestito, gli ha sempre detto che cosa fare. Gli ha sempre detto insomma quali scelte prendere e quindi uno così sviluppa anche poca capacità decisionale nella propria vita, oltre a devo fare tutto quello che mi dicono gli altri di fare per accontentare tutti. Per cui aveva bisogno di un altro padroncino, diciamo una cosa del genere. Lei, essendo effettivamente una che si imponeva e che prendeva delle decisioni, si prendeva sempre le responsabilità, lui ha avuto anche l'agio effettivamente di appoggiarsi a una che avrebbe potuto decidere per lui, come fosse sua madre, esatto, poi io la madre di Carlo non ho trovato niente, quindi non so che rapporto avesse con la madre, ma col padre effettivamente è significativo. Cristina è nata il 16 novembre del 75, anche lei a Pavia e fin da bambina, insomma, era una veramente super intraprendente, cioè uno dice cavoli, proprio il diavolo dell'acqua santa, due cose completamente opposte. Contrariamente a Carlo, la nostra Cristina Peperina invece ha avuto un'infanzia un e un'adolescenza molto felice. Lei ha sempre fatto più o meno quello che desiderava fare, è comunque stata sempre una con la testa sulle spalle: eh? attenzione, cioè non stiamo parlando di una che si imponeva per andarsi a drogare, stiamo parlando di una che si imponeva per andare a fare teatro all'oratorio. Cioè, quindi, comunque, una bravissima ragazza. E ehm, lei sviluppa invece con il padre un rapporto totalmente diverso rispetto a Carlo, e anche qui possiamo vedere effettivamente i ritratti di personalità. Cristina si lega moltissimo a suo padre, che l'ha avuta già in là con l'età, quindi il padre è eh, sempre stato diciamo anziano. E lei, siccome appunto il padre era anziano, aveva questo senso di protezione verso di lui. Vedete. La grande differenza è come si incastra il tutto. Ovvero, Cristina am adora suo padre, si crea un rapporto simbiotico tra di loro, ma è lei a prendersi cura di lui. Carlo ha il padre che invece non solo si prende cura di lui, ma gli impone decisioni e scelte. Quindi, come vedete, le due cose si uniscono alla perfezione. Cioè, hanno messo insieme i daddy issues, praticamente, e si sono ritrovati in questo. Cioè, lei era il daddy di Carlo, e Carlo era il daddy di lei. Vedete come tutto si proietta? È sempre colpa dei nostri genitori? Incredibile. Come? Date la colpa ai vostri genitori, sempre, quando avete dei problemi nella vita. Scherzo? No, non mi prende sul serio. Con la madre, Cristina ha un rapporto più litigarello, cioè diciamo che non aveva questa presenza femminile molto eh, vicina in casa. Tant'è che le sue confidenze femminili le faceva con le amiche. Questo ci fa capire proprio come Cristina sia diventata molto indipendente perché con la madre non si poteva confidare, c'era un rapporto più litigarello, di critica perché la madre la criticava e lei la mandava a cagare, non faceva come Carlo, che oh sì sì, tutto quello che vuoi madre. E, e invece era più legata al padre, ma col padre ovviamente non si confidava perché il rapporto era di cura di lei verso di lui, non il contrario. Per cui lei cresce praticamente indipendente con il suo ambiente di amiche, che sono state fondamentali per la sua crescita e aveva delle amiche che veramente le volevano un bene dell'anima. Ho sentito le interviste, aveva delle migliori amiche che ce le chiami gomiti e quindi si è creata il suo, il suo mondo così una ragazza comunque estremamente stabile ecco Cristina no, vi dicevo lei non è che va si impone insomma fa la rebel per andare a drogarsi anzi era una che faceva volontariato per la croce rossa era una ecco questo è un altro punto importante che amava stare in mezzo alla gente cioè lei è un animalino sociale eh, mentre Carlo è una bestia asociale, eh, ovviamente dico bestia e animalino solo perché uno è il carnefice e l'altro è la vittima, però non c'è una preferenza in realtà, eh, sono due caratteri eh, ugualmente rispettabili. Comunque lei adorava stare in mezzo alle persone, quindi era una anche che si prendeva per esempio la responsabilità di organizzare eventi, organizzare feste, raccolte fondi, cose ed era sempre in mezzo a, a contatto diciamo con le persone Carlo men che meno non gli si dica guai mai cioè non era un tipo chissà quanto socievole aveva diversi amici aveva la sua compagnia però non era uno che amava organizzare o partecipare ad eventi tanto meno organizzare sia mai a 20 anni anche lei trova lavoro subito come assicuratrice anche lei con lavoro fisso lavora in questa agenzia di assicurazioni a Motta Visconti quindi lei non va fino a Milano a lavorare, lei vive e abita nello stesso paesino di provincia e non ha tutte queste curiosità di andare a vedere cosa c'è fuori. Cioè è una che sta bene nel suo ambiente, sta bene nella sua provincia e uh, avrebbe fatto la firma a mettere su famiglia e vivere per sempre nella sua provincia. Ognuno ha i propri desideri, no? Lei era contenta così. Anzi, invidio molto chi è contento così perché diventa... A volte diventa più semplice, diciamo, anche se poi in realtà per Cristina è stato terrificante. Comunque, a vent'anni lei trova lavoro, diventa economicamente indipendente e ha questa passione per il teatro. Lei le piace recitare, le piacciono i musical e questa passione, diciamo, la esprime al teatro dell'oratorio di Motta Visconti. E infatti sarà lì che nascerà l'amore. All'oratorio, e quando l'amore nasce all'oratorio, non so perché, ma finisce spesso male. E ragazzi, io non so cosa dire, mi dispiace per tutti voi che frequentate gli oratori. Ma purtroppo tante, tante tragedie nascono nell'ambiente. dei credenti, e non so come mai. Comunque, Carlo e Cristina si conoscono nel 2014, come vi dicevo, lui ha 23 anni, lei ne ha 30, per la prima volta si incontrano durante una gita con l'oratorio. Non so dove fossero andati, tipo in montagna, col pulmino dell'oratorio, in quell'occasione Cristina aveva già addocchiato Carlo e si era confidata con la sua amica, dicendole: Ah, ma guarda, che mi piace Carlo, ma questo qui mi piace. Cici, cici, cici. Quindi ancora lui non ce l'ha provato, però già Cristina era interessata. Poi si rincontreranno al teatro dell'Oratorio in vista dello spettacolo Aggiungi un posto a tavola. Era un musical che stavano mettendo in scena. E Cristina era la protagonista dello spettacolo, mentre eh, Carlo faceva l'addetto alle luci. Ora, è incredibilmente simbolico questo, eh, questa distribuzione dei ruoli. Guardate quanto è simbolico: c'è cioè, lei protagonista al centro del palco che guardano tutti. Cioè, lei è quella no, esuberante, quella spumeggiante. Lui è quello dietro le quinte col faro che illumina lei. Eh? E lui era proprio così, cioè anche le amiche che erano lì presenti lo hanno descritto proprio così, come uno che era sempre in disparte, aveva occhi solo per lei, eh, come se proprio avesse il faro su di lei. E buona, comunque. Tra di loro nasce l'amore proprio in occasione di questo spettacolo che portano avanti insieme. Carlo viene definito tra l'altro uno senza carattere, senza spina dorsale, uno proprio un pusillanime, come vi ho messo nella locandina, il pusillanime, praticamente. Mentre Cristina spumeggiantina. Ciononostante, in realtà, la loro unione all'inizio è funzionale. Cioè, stanno da dio insieme e stanno davvero bene. Si innamorano perdutamente e da fuori sembrano veramente la coppia perfetta. Tanto che gli amici nutrono anche un pochino di invidia perché dicono: Cazzo, ma questi due si sono beccati, sono belli, eh, hanno il, um, il posto fisso. Poi and andranno a vivere in una villetta super carina. Uh, proprio la, il classico American Dream, diciamo, cioè proprio il classico sogno americano, ma anche il sogno uh, di, di, di provincia, diciamo, nostra, non solo americana. Cristina, infatti, quando uh, si innamora di Carlo, già ha i suoi progetti in mente, cioè lei, cosa che dà anche per scontata perché. Dice, se mi metto con qualcuno, poi io lo faccio per costruire un futuro insieme a lui. Cioè andare a convivere, eh, fare i figli, mettere su una famiglia e vivere felici e contenti nel nostro nido d'amore. Carlo, però, d'altra parte, viveva delle relazioni, cioè lui vive le relazioni in una maniera completamente diversa. In maniera... Mm, diciamo classicamente istrionica effettivamente cioè gli istrioni sono caratterizzati dall'avere queste emozioni forme anche borderline in realtà da avere queste emozioni fortissime ma fugaci e vivere di un'idealizzazione di un amore iniziale idealizzato che sembra tutto perfettissimo non hai proprio il prosciutto negli, orecchia... negli occhi scusate il prosciutto negli occhi e non vedi tutto i problemi o le avvisaglie di possibili problemi futuri che il tuo compagno potrebbe avere cioè ti sembra tutto meraviglioso Johnny Amber esatto Carlo sta vivendo quella fase che può durare più o meno Carlo era uno che viveva le emozioni così viveva gli amori così certo Cristina per lui è stata la svolta perché vabbè lui aveva poi solo 23 anni quindi non è che avesse avuto chissà quali esperienze di amori importanti però con lei prende una bella sbandata, si convince anche lui di aver trovato la donna della sua vita, che sì, qualunque cosa lei vuole, a me va bene, sì, la famiglia, sì, tutto, ma in realtà lui stava vivendo un innamoramento fugace, molto mm, profondo, ma fugace. E quando questo amore comincia a sfumare, ormai è troppo tardi per Carlo. Ormai è troppo tardi per dire mi tiro indietro. E quindi continuerà a stare lì, per inerzia. Starà lì, e starà lì, e starà lì. E infatti, dopo pochi mesi di relazione, siccome l'amore sbavava, ecco perché. Ecco perché vi dico sempre: non fate le cose in fretta. Perché potreste essere vittime di un'infatuazione momentanea. Per quanto forte, per quanto vi faccia credere che. tutto... Non andate a convivere dopo due mesi, per favore, fatelo per me. Fatelo per la saggezza, per la violenza domestica, fatelo per, per, per i vostri futuri figli. Cioè, evitate, evitate, perché il primo momento è sempre magico. Poi, dopo, dopo un po' di tempo, quando ci si abitua l'uno all'altro, allora lì viene fuori la verità. Loro, dopo due o tre mesi di relazione, decidono di ufficializzare la loro relazione con i rispettivi genitori. Carlo si presenta ai genitori di Cristina. E loro lo vedono un po' non di buon occhio perché lo vedono giovane, sbarbino, poi addirittura è così sbarbino che gli dà del tu a loro, non gli dà del, le, del lei, e quindi ci rimangono un po' malino. Ecco perché effettivamente i genitori di eh, Cristina volevano un uomo per Cristina e invece si trovano un ragazzino. Però alla fine dicono, vabbè, uh, se Cristina è innamorata, noi crediamo in questo e quindi lui poi diventerà parte della famiglia. Così parte della famiglia che addirittura chiamava mamma. La mamma di Cristina e viceversa, che è una cosa che io non ho mai compreso poi, non so se magari qualcuno di voi è abituato a farlo. Il padre di Carlo invece sempre autoritario, esigente, eccetera, lui è contentissimo di Cristina. Eh, la approva al 100% e quindi anche questo è un incentivo per Carlo per tenersela vicino nonostante magari non sentiva più quei sentimenti perché ha sempre voluto la. Eh, la stima di suo padre. Suo padre è contentissimo che lui abbia scelto Cristina e quindi lui si tiene Cristina così. Suo padre è contento. Anche. Anche, ovviamente, non solo, ma anche. Il padre di Carlo è così contento che addirittura. Gli procurerà la casa, cioè gli trova la casa dove andare a convivere e insomma da fuori sembrano veramente la coppia perfetta perché hanno la villettina rosa in provincia, super carina da borghesotti, eh, il lavoro fisso, sono tutti e due giovani e belli, hanno in procinto di mettersi una famiglia e tutti gli amici che rosicavano. Ma non sapevano cosa si nascondeva. E questo è anche molto importante, ve lo dico spesso. Attenzione prima di rosicare nei confronti degli altri. Attenzione prima di essere invidiosi. Perché tante volte non ne avete motivo e non lo sapete neanche voi. Perché uno dice, ah cavoli, quello lì fa la vita che vorrei fare io. E poi magari entri davvero nella privacy di questa persona e scopri che non vorresti assolutamente avere la sua vita. Quindi quando vi sentite invidiosi di qualcuno, vi sentite gelosi, o vi sentite da meno di qualcuno, tenete sempre presente che non potete sapere tutto. Anzi, quello che sapete solitamente è la parte brillante, che magari se la scrostate sotto c'è cioè una vita di merda, forse peggio della vostra. Cercate di migliorare la vostra esistenza e non perdete tempo a invidiare gli altri che vi fa solo male e tante volte vi sbagliate pure alla base. Carlo vive questa vita patinata! Con estrema frustrazione. Ma la sua frustrazione, Carlo, non è abituato a manifestarla. È come se lui non avesse il diritto di essere frustrato. È come se lui avesse concluso tutto quello che la società voleva da lui. Tra l'altro, poi bambini in cantiere, tutto il resto. No, bambini in cantiere come Bossetti e eh, ragazzi, cioè, un'altra cosa. Bambini in senso che in cantiere, cioè, che dovevano arrivare, no? Che era il progetto di farli. E lui dice, cavolo, ho tutto quello che. L'uomo medio desidera: ho tutto quello che rende felice i miei genitori di me, rende i miei genitori orgogliosi di me, rende la società in qualche modo ehm, orgogliosa di me, cioè nel senso che non, non ho niente di sbagliato, anzi, seguo il copione sociale che eh, si vuole da un uomo, quindi sono a posto. Però c'era questa insoddisfazione da parte di Carlo, c'era questa frustrazione che non ascoltava ma, ma c'era e, 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 e baciugava dentro di lui. E quindi, che cosa succede? Carlo, per riuscire a sopportare sia la vita imposta, che poi si è chiuso da solo in questo limite, eh, ripeto, non gliela ha chiuso nessuno a parte suo padre, si è chiuso da solo in questo limite, ma pur di. Uh, sopportare questa frustrazione ma al contempo riuscire a portare avanti quella che era la sua vita patinata, ha deciso di splittarsi. Si è diviso in due come Pietro Maso. Sì. Uh, si è diviso in due e uh, da una parte c'era Carlo, papà di famiglia, maritino perfetto, uh, uomo irreprensibile che svolgeva Motta Visconti e poi c'era il Carlo se stesso. Il Carlo che seguiva le sue, le sue, mm, in, i suoi desideri, le sue voglie e le, 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 le sue pulsioni, diciamo, finalmente accontentava se stesso e lo faceva a Milano. Quindi sviluppa una doppia vita, adesso vi dico che cosa faceva. Lui lavorava a Milano e a Milano, tra Milano e Motta Visconti ci sono 37 chilometri. Quindi per Carlo è comodissimo per creare appunto due vite parallele. Carlo finisce per eh, fare il latin lover, cioè sostanzialmente proprio, proprio il, il marpionazzo, cioè lui girava per Milano, faceva l'ape e qualunque tipa un attimo carina si trovava davanti, lui portava a casa, ciao, ciao, purta nel senso che ovviamente non se la portava a casa, ma aveva relazioni sessuali e ogni volta che queste donne Cercavano di legarsi a lui, poi io non so se lui dicesse di essere sposato, uh, avere dei figli o meno, ma eh, ogni volta che loro cercavano qualcosa di più da lui, lui si allontanava e passava alla prossima, faceva in bauscia, esatto. Esatto, tra l'altro lo farà anche con molte delle colleghe sul lavoro e questo effettivamente lo fregherà molto. Quindi, che cosa succede? Che Carlo con Cristina accontenta il padre e la società. Con le sue amanti accontenta se stesso. Nessuno ovviamente dubitava della sua doppia vita. Perché? Perché lui era sempre perfettino, era dimesso, era obbediente, era sottomesso a Cristina. Sì, 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 mia dea. Quindi eh, lui era furbino, cioè, capito? A casa facciamo finta di essere perfetti, bravissimi, assecondiamo in tutto, non manifestiamo nessuna frustrazione, eccetera. Così poi nessuno dubita di me e quando sono a Milano faccio il cazzo che mi pare. Incredibile, sta cosa veramente incredibile anche perché io mi chiedo come cazzo si fa a non manifestare mai fastidio o frustrazione verso una persona con la quale convivi e che non ami più, che non supporti più, che, che ti, ti, ti sembra solo un intralcio. Cioè, io starei tutta la vita a rompere il cazzo. Perché non... Perché non lo so... Cioè, io comincio a non avere più sopportazione per come mastica, per come cammina, per il suono che fa quando chiude la porta. Cioè andrei in escandescenza in continuazione, cioè non riuscirei proprio a sopportare. Lui è stato sette anni in questa situazione. Sette anni. Tant'è che il secondo figlio, ovvero Gabriele, perché nascerà eh, la bambina nel 2009... Che si chiama Giulia, infatti all'epoca aveva 5 anni, all'epoca del Fattaccio, e poi arriverà Gabriele, che invece all'epoca del Fattaccio aveva 20 mesi, quindi è nato nel 2013. E Gabriele era la loro chiave di soluzione rispetto al fatto che Cristina aveva scoperto una relazione clandestina di Carlo, che direi, insomma, dopo sei anni in cui hai delle amanti, te ne ha beccata una, oh, incredibile! E quindi, niente, per eh, perdonare, ricominciare, hanno, hanno fatto Gabriele. Che, vedete, è sempre peggio! È sempre peggio! Perché se Cristina avesse detto, per esempio, ipotesi, o entrambi avessero detto Cacchio, ti ho tradita, ti ho messo le corna, non c'è più niente da fare, dobbiamo lasciarci. Eh, ormai no, ormai è troppo tardi, dobbiamo lasciarci, basta, non, non c'è perdono per una cosa del genere. E a quel punto... Credo che sarebbe andato tutto bene, invece no, invece no perché eh, Cristina non accettava minimamente di eh, rompere la relazione. Infatti, vedremo che a un certo punto ci sarà anche una, un tentativo di rottura da parte di Carlo, ma non accettato proprio minimamente da Cristina e lei lottava con le unghie per i denti per farlo restare ogni volta che lui cercava magari di allontanarsi. Lui, non avendo la forza di imporsi, ogni volta che lei gli metteva davanti «Ma cosa fai? Abbandoni tutto, dopo tutto quello che abbiamo fatto! Ma poi i tuoi genitori cosa penseranno? Eh, è un casino! Ah, mi distruggi, mi uccidi!» e Lui, in una situazione del genere, non riusciva a imporsi, non riusciva a dire… Vabbè, eh, Cristina comunque non ha senso rimanere insieme così, quindi buona. Non l'ha mai fatto, ha sempre assecondato lei, anche con... nonostante i suoi timidi tentativi. Perché, per esempio, succede una cosa molto significativa. Ovvero, una sera, quando dovevano ancora sposarsi, un sabato sera, Cristina aveva il turno con la Croce Rossa e Carlo era uscito in discoteca con i suoi amici. Una settimana dopo si sarebbero dovuti sposare, cioè la settimana dopo praticamente. E quindi gli amici di Carlo, che sono come Carlo, ma uh, all'epoca erano come Carlo, poi non so che fine abbiano fatto, però erano tutti un po' per il. Eh, stai single che è meglio. Lo portano in discoteca e tutta la sera non fanno altro che dirgli. Uh, guarda quella gnocchia lì, adesso ti sposi, non le puoi mai più guardare queste, eh. Eh, guarda quella, quella, ti guarda, eh, potresti tirarne su, ma ti devi sposare. Perdi tutto se ti sposi, perdi tutto se ti sposi. Il problema è che Carlo ne era convinto dentro di sé, cioè Carlo lo sapeva che loro avevano ragione e stavano parlando la sua lingua, ma al contempo non aveva ovviamente il coraggio di. Sottrarsi perché ormai era tutto organizzato, i genitori erano contenti, hanno già pagato il locale, la cena, il menù, il vestito, tutto no? E quindi cosa succede? Che lui quella sera va con una, e, tra l'altro, sono a Motta Visconti, quindi va con una. Io non so se ci faccia all'amore o semplicemente li limonano in, in pista, siccome è a Motta Visconti o comunque il poco, insomma, anche davanti a tutti i suoi amici, questa cosa sarebbe venuta fuori. Quando al mattino si rincontrano Carlo e eh, Cristina, lui con una fatica estrema, con questa titubanza veramente, dice a Cristina la verità. Le dice che cosa è successo in discoteca e le dice anche che lui non vuole assolutamente sposarsi la lascia. Cristina impazzisce di dolore, come dicevo anche prima, quindi fa... ma ovviamente, no? Comincia a dire no, ma tu adesso devo sposarci una settimana, tu non mi rovinerai la vita in questo modo, non puoi farlo! Com'è ovvio che una donna reagisca? Carlo non sa come reagire al dolore di Cristina, non sa come reagire agli insulti, non sa come reagire alle aggressioni, proprio perché non è abituato ai conflitti, non ne vuole, li ha sempre cercati di evitare, e quindi quello che fa è rimanere in silenzio senza dire niente e guardarla così. Fino a che Cristina non prende la decisione di prendere la porta e uscire, e torna dai suoi genitori. Qui non avevano ancora i figli, eh, dovevano ancora sposarsi. Quindi lei torna a casa dei suoi genitori genitori che, almeno dalle interviste, dicono che gli hanno detto ma dai Cristina, come ne hai trovato uno, non ne trovi un altro, non ti preoccupare, dai, almeno non vi siete ancora sposati. Però, due giorni dopo, Carlo torna, va a casa dai genitori di Cristina, chiede scusa a tutti, se riprende Cristina. E Cristina... A posto così. Tra l'altro si giustificherà nemmeno prendendosi la propria responsabilità di dire Oh Cristina, guarda che io però col matrimonio non ci sto molto comodo dentro, perché sono un... No. Lei, lui gli dice, eh ma i miei amici mi hanno fatto il lavaggio del cervello. Sono stati i miei amici a convincermi a non sposarmi comunque pare che le cose si siano sistemate Cristina è di nuovo contenta lui rientra nel suo ruolo di fidanzatino perfetto il primo settembre 2007 si sposano Cristina contentissima corona il suo sogno hanno i bambini no tutti contenti in realtà Carlo fa la sua doppia vita e continua a macinare questa insoddisfazione interna no? fino a che non succede una cosa che spacca tutto. Ah, altro dettaglio, Carlo era molto affettuoso nei confronti dei figli, cioè. Non era più che, più che affettuoso, era giocherellone, ovvero lui passava molto tempo a giocare con i bambini. Gli piaceva tantissimo giocare con i, con i suoi figli, ma non gli manifestava mai affetto. Cioè eh, una frase che hanno detto in molti: hanno detto: non l'ho mai visto baciare i suoi figli. L'ho visto giocare, l'ho visto mh, cantare, divertirsi, così. Via, però, non l'ho mai visto. Eh, baciarli, Vabbè. era l'animatore dei suoi figli, esatto, sì, era l'animatore. C'è anche da dire che. Eh, questo faceva, lo faceva sentire un bravo papà, perché lui comunque aveva bisogno delle conferme di andare bene anche come papà. Eh? Anche nelle cose che non gli interessavano, anzi, soprattutto nelle cose che non gli interessavano. Cioè, eh, non, non aveva neanche bisogno di, di sentirsi un bravo um, cornificatore di sua moglie, cioè, aveva bisogno di sentirsi dire che era un bravo tutto quello che lui non voleva essere, cioè papà, bravo marito, bravo lavoratore, bravo perfetto in tutto, ok? E quindi, ovviamente, dimostra. Questo anche ai bambini. Però succede il patatrack, succede quella cosa che romperà l'intero equilibrio. Ovvero, in ufficio da Carlo subentra una nuova collega, una giovane ragazza super figa, super gnocca, che attira subito non solo l'attenzione del Pippo di Carlo. Ma questa volta lo prende al cuore. Carlo è trafitto d'amore. E non resiste a questa ragazza che veramente diventa pazza. Infatti lui dirà, di questo periodo, dirà. Non so se vi siete mai sentiti innamorati alla follia. Sentivo lo stomaco in subuglio. Attendevo sempre di vederla. Pensavo a lei in continuazione e fantasticavo sempre solo su di lei. Era la prima volta, cioè, manco per Cristina aveva provato una roba del genere. Quindi, perde la brocca! Per questa qui lui avrebbe fatto qualunque cosa. Anche prendere coraggio per fare qualcosa, magari, no? Diceva, ah, dai, magari. Riesce a lasciare quella povera donna che crede di essere amata quando non lo è. Insomma, è l'unica volta che viene coinvolto veramente. E sapete perché viene coinvolto? Emotivamente davvero per la prima volta? Sapete perché? Indovinate? Secondo voi, perché in particolare questa collega lo fa diventare matto? Sì, esatto, perché non era corrisposto. Perché lei gli ha detto no. La collega lo rifiuta? Non perché lui gli, gli le fa cagare ma lo rifiuta perché è sposato lui impazzisce in, si innamora perdutamente di lei la vuole a tutti i costi vuole che lei dica sì e capisce che c'è un, un solo ostacolo cioè lei non lo ha rifiutato perché non piace lui ma perché è sposato e perché ha una famiglia con dei figli quindi l'ostacolo sono la famiglia e i figli quindi come risolvere questo grandissimo dilemma? E che fai? Divorzi? Eh no! <ride> no, troppo facile così! Troppo facile così! Perché? Perché la collega non gli andavano bene neanche i bambini. Ragazzi stiamo parlando di una ragazza giovane. Cioè, chi è? Non è da tutti dire. Sì, ok, esco con te. Chi se ne frega se hai due bambini piccoli? Me li accollo volentieri. Da Do un'altra donna, cioè non è da tutti. C'è gente che, poi ci sono tanti che lo fanno. Ma sono tanti che non sono disposti a questa cosa. E quindi, giustamente, dicono: No, eh, vabbè, se hai dei figli, niente, io non ci esco con te. Sacrosanto, è un diritto di tutti. Il problema è che quell'altro poi non dovrebbe pensare adesso stermino tutti, uccido tutti, così dopo posso stare con te, non hai più modo di dirmi di no. Che, che ragionamento è? Comunque, ovviamente lui non ha il coraggio, Carlo, di affrontare la moglie, di dirgli guarda io vorrei stare con questa nuova donna, ma tu sei un problema perché <ride> sai com'è, sei mia moglie <ride> e io vorrei stare con un'altra donna. Non ha il coraggio di affrontare Cristina, quindi eh, decide di optare per... L'opzione coltello. Infatti troveranno due tipi di ricerche sul PC di Carlo in quel periodo. Lui cercava forse innatamente parole come divorzio breve, divorzio senza avvocato, un po' come Liliana, eh, come divorziare queste cose qua, quali sono le cose che devo fare per divorziare. E poi faceva delle ricerche su una notizia di un anno prima di una rapina con coltello avvenuta in una villa di Motta Visconti dove il ladro era entrato con il coltello e aveva minacciato tutti con questo coltello adesso non so bene eh, come è andato esattamente comunque è andato a guardarsi questa rapina col coltello guarda caso il 14 giugno 2014 una settimana dopo che aveva deciso di optare per il coltello Carlo si sveglia e sa già che quella è la sera in cui sterminerà la sua famiglia. Ma Carlo, prima di sterminare la famiglia, ci passa l'intera giornata felicemente. Cioè, lui quel giorno va ad Abbiategrasso in un parco giochi. Che io dico, se vai ad Abbiategrasso, ti basta entrare e prendi tre chili. No, dai. Comunque. Eh, vado ad Abbiategrasso con i bambini e la moglie a farli giocare al parco giochi, vanno a fare la spesa, insomma il classico sabato in famiglia, tutto meraviglioso, eccetera. Una giornata come, come tante, diciamo. Infatti, loro facevano queste giornate qui, cioè, nel senso, non è da tutte le famiglie, tra l'altro, avere tutta questa. Ehm, voglia di uscire tutti insieme a divertirsi, eh? no, loro sì, loro sì, perché loro erano proprio eh, incredibilmente speciali in monino bianco. Comunque, a fine giornata Cristina eh, si mette a preparare la cena e Carlo si organizza con i suoi amici per andare a vedere i mondiali a casa di uno di loro. Come vi dicevo, c'era l'Italia contro Inghilterra. Tra l'altro è perfetto come alibi, lui se l'è proprio creato apposta, aspettava proprio quella sera lì perché c'erano i mondiali e li ha scelti apposta. Perché? Perché i mondiali iniziavano a mezzanotte per una questione di fuso, quindi lui aveva tutto il tempo di compiere la strage prima di uscire di casa, arrivare a vedere la partita che iniziava a mezzanotte e poi tornare a casa. E oh mio dio, ecco. Che è esattamente quello che ha fatto. Era anche, tra l'altro, una, una serata verosimile per una potenziale rapina, perché nel momento in cui tutti gli abitanti delle case sono nei bar, sono nei, nei pub a vedere la partita, sono a casa di amici a vedere la partita, molti lasciano la casa vuota e quindi molti ladri, comunque, decidono di andare. Non molti, ma alcuni decidono di approfittare della serata. Quindi vedete, geniale. L'alibi. Era perfetto. Cristina e Carlo quella sera dopo cena mettono a letto i bambini. La bambina più grande stava nella sua stanzetta mentre Gabriele stava nel letto matrimoniale, nel lettone che lo facevano addormentare nel lettone e poi, dopo, una volta addormentato, lo spostavano nella culla, ma sempre lì in camera loro. E Carlo, però non si limita a questo. Vuole una ulteriore conferma per il suo alibi e quindi si avvicina a Cristina, la seduce e cominciano a fare all'amore. Così è ancora più insospettabile, no? Perché chiaramente quando. Mh, nella sua testa lui dice: quando vanno a fare le indagini, scoprono che abbiamo fatto all'amore, quindi sicuramente cade il movente, perché noi andavamo d'accordo, quindi cade il movente, no? Eh... Esatto. E quindi fanno all'amore sul divano, lì nel, nel salotto. E poi lui uh, alle 22.40 si alza dal divano e dice che va a vestirsi per uscire e andare dagli amici a vedere la partita. Ma in realtà lui era in mutande, quindi si, si rimette le mutande dopo l'amore, e invece che andare a cambiarsi, in mutande va in cucina e prende un coltello. Ma questa parte ve la faccio raccontare direttamente da Carlo perché Carlo. Confesserà, adesso ci arriveremo, ma ovviamente. Confesserà. E ha confessato tutta la dinamica degli omicidi. Quindi ve la faccio raccontare direttamente da lui. Ve la leggo. Che secondo me ha molto più senso che, che ve la racconto io. Sentire le, 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 le parole, insomma, la confessione è sempre più sensata. Cioè, non so, per me è più, più intenso. Mi leggo la confessione dell'omicidio. Dopo che io e mia moglie abbiamo fatto l'amore sul divano, io sono andato in cucina. Ero in mutande. Maledette mutande. Ho preso da un cassetto un coltello da cucina a lama liscia con il manico marrone. Parlo di un coltello grande, non di quelli che si usano per il pasto. Vi faccio vedere il coltello. Sono tornato in salotto e mia moglie era seduta sul divano che guardava la televisione. Da dietro l'ho colpita, credo, alla gola. Lei si è subito alzata e ha cercato di scappare verso sinistra. Io l'ho raggiunta e l'ho colpita nuovamente all'altezza del collo, se non ricordo male, dal davanti. Lei a quel punto ha cercato di prendermi il coltello afferrandomi la mano destra. Per liberarmi dalla presa l'ho colpita sul volto dandole un pugno. Dopodiché, questa è una cosa che lui non dice, ma le dà un pugno, la stende a terra, dopodiché le dà altre 4-5 coltellate tra petto e addome e così eh, la finisce. Lei in tutta questa azione ha inizialmente detto "No!" e poi ha solo continuato a gridarmi perché? Perché? Cioè, immaginatevi questa che si rende conto perché comunque la, mm, cioè, le coltellate sono state tante, lei ha avuto tutto il tempo per rendersi conto di quello che stava succedendo, cioè del fatto che lui la stava uccidendo. Cioè, immaginatevi una donna che sta con un uomo che si dice felice con lei, che fa l'amore con lei, che le sussurra parole dolci, che le dice che la ama, eccetera. Che è sempre perfetto e irreprensibile. E così, tam, da un giorno all'altro te lo trovi che ti sta coltellando alla gola e ti uccide. Cacchio, questa povera donna, questa povera donna è morta chiedendosi. Perché sto morendo? Continua. Dopo che lei si è accasciata a terra, sono salito su, al piano superiore. Sono andato in camera di mia figlia Giulia. Mi ricordo, aveva 5 anni. La porta era aperta, ma lei dormiva, non aveva sentito nulla. Era a pancia in su. Ricordo solo che le ho dato una coltellata alla gola dopo che. Um, e dopo che le ho estratto la lama lei si è girata di lato e così è rimasto e non ha mai detto nulla cioè, quindi praticamente lei era a pancia in su, gli ha dato la coltellata, lei si è rigirata di lato ma praticamente continuando a dormire quindi non si è, in realtà non si è accorta di nulla ha sentito forse un fastidio, non ha avuto neanche il tempo di svegliarsi, è, è morta nel sonno poi... Continua, poi sono entrato in camera da letto dove c'era mio figlio Gabriele. Anche lui dormiva e non si era accorto di nulla. Perché dice non si sono accorti di nulla? Perché quando lottava con sua moglie al piano di sotto, sua moglie gridava come una pazza cioè, Cristina gridava: eh, Perché, perché no, aiuto! Quindi. Magari i bambini se ne erano accorti, si erano svegliati, invece no. Era pancia in su, e anche a lui ho dato un'unica coltellata alla gola. Vi ricordo Gabriele, 20 mesi. Subito dopo ho iniziato a mettere in disordine la casa per simulare una rapina. Forse avevo già iniziato a farlo dopo aver ucciso mia moglie. Sono andato nel bagno al piano interrato dove mi sono fatto la doccia e poi sono salito in camera da letto a vestirmi. Fate attenzione a questo punto. Lui è andato a farsi la doccia. Poi è andato in camera sua a vestirsi. Ragazzi, spoiler. Non si è messo le mutande nuove, cioè si è messo le mutande vecchie. Si è messo le mutande con cui ha fatto l'omicidio. Perché ti fai la doccia per metterti le mutande sporche? Carlo! L'igiene, cazzo! Che schifo! Che schifo! Che sudicione, ma veramente. Forse ha pensato, cazzo. Mia moglie che mi doveva lavare le mutande, l'ho ammassata, quindi sarà meglio che faccia economia di mutande adesso. Poi mi sono recato a casa di un mio amico, con le mutande lord, per vedere la partita della nazionale italiana. Questo gesto l'ho fatto poiché non avevo il coraggio di chiedere a mia moglie di separarci. Lui lo dice così. No, ho fatto questa cosa perché non avevo il coraggio di chiedere a mia moglie di separarci. Lui dirà anche durante la sua confessione che eh, era una settimana che aspettava la sera perfetta per compiere la strage. Quando lui è andato a vedere la partita, testimonianza dei suoi amici... Lui era normalissimo, era tranquillissimo, ha preso parte alla serata come sempre, come nulla fosse. Quando hanno fatto i gol, esultava come un matto, era felice, beveva, eh, era cordiale, serenissimo. E aveva appena finito di eh, sgozzare tutta la sua famiglia. Ora, come si spiega questa cosa? È molto semplice, con lo splittamento. Ovvero, il Carlo che è con i suoi amici e sta vedendo la partita. Non ha assolutamente ucciso la sua famiglia. Anzi, non ha assolutamente idea che quando tornerà a casa troverà quello scempio. Lui è lì a vedere la partita, non ha mai fatto niente di tutto ciò. Questo perché riesce a farlo? Perché abbiamo capito che Carlo è bravissimo a separare le due vite: cioè, come a Milano faceva il videl, faceva il tombe. De femme", adesso non so come si dica perché continuo a trovare vocaboli che non so pronunciare, ma ok. E Dall'altra il padre perfetto e il maritino perfetto. Chiaro che riesce anche a splittare tra l'amico sereno che si diverte con gli amici e quello che ha compiuto un omicidio. Ma ragazzi, non è così difficile. Sono tutti sconvolti dal fatto che, eh, che lui non avesse l'aria terrorizzata o sconvolta o ansiosa. No, ragazzi, è abbastanza normale separarsi del tutto da una cosa che non si riesce neanche ad elaborare in quel momento. Cioè, non è, non è che lui è un pro. Mm, succede anche alle persone, per esempio, quando hanno dei traumi, o, per esempio, quando non so se vi capita mai di notare qualcosa di estremamente negativo che avete fatto o qualcosa di negativo su di voi. C'è chi si concentra solo su quello e pensa: Madonna, sono una merda, che schifo, devo migliorare questa cosa. E ovviamente va in fissa su questa cosa qui. Ma c'è anche chi la nega completamente, perché non sa gestirla, non saprebbe cambiarla. E quindi dice: Vabbè, eh, come se non ci fosse, faccio finta che non c'è. Anche questo è uno splittamento. Oppure quando vi succede un trauma, che subite qualcosa che magari per voi è molto vergognoso. Cioè, per esempio, a me era successo che uno mi ha sputato addosso in, in strada, no? Poi a voi l'ho ra raccontato e tutto. Però all'inizio l'ho negato con me stessa, perché era una cosa talmente brutta, talmente umiliante. E per me, così da, no, si può mettere via, si può mettere... Che addirittura mi mentivo su quello che era successo quel giorno, cioè me l'ho completamente dimenticata, non ero sconvolta. E questo va a smontare. E qui devo dare ragione ovviamente a uh, chi effettivamente è più dalla parte di Amber Heard ha senso quando dicono: non ha assolutamente senso giudicare dalla reazione del giorno dopo, cioè dall'umore del giorno dopo chi ha subito un trauma il giorno prima. Perché esiste lo split Esiste, c'è la negazione, c'è il non posso fare conti con quello che ho fatto, c'è il non voglio accettare di aver subito una cosa del genere chi per un motivo, chi per un altro, ma la negazione ci sta. E ragazzi, chi ha subito uno stupro tante volte si vergogna e se ne fa una colpa. Quindi vorrebbe cancellarlo appunto, non, non vuole che qualcuno lo sappia, non vuole che neanche sia mai successo. Quindi, nella sua testa, almeno lì dove può. In qualche modo tenere controllata eh, questa realtà se la nega. Per cui, da una parte, non ha senso giudicare le persone per come conducono la loro giornata successiva o giornata stessa dopo aver ricevuto un trauma. E questo è uno. Due, non è così assurdo che uno che ha appena compiuto un omicidio lo, lo neghi e non ci pensi minimamente. Tra l'altro, lui, mentre è la partita, tutto sereno, contento, eccetera, manderà anche un messaggio a Cristina. Mi manda un smash. E le scrive, oh Cri, eh, anzi Amo, stai vedendo la partita? Lì tutto bene? Brividi, brividi. Ovviamente tutto questo per avvalorare l'alibi. Quindi non è proprio vero che l'abbia negato del tutto, un po' ci pensava continuare a tenere su alibi, però emotivamente secondo me era totalmente distaccato. Alle due di notte torna a casa. Beh l'alibi se lo pianificava da una settimana albe. Da una settimana aspettava quella serata che era perfetta, quindi a voglia. Il piano era premeditatissimo alle due di notte. Lui rientra a casa e eh, la, la macchina era eh, di quelle villette che praticamente entri dal vialetto e vai in garage, seminterrato in garage, con la macchina poi fai le scale e vai su in casa. No, loro avevano. Le scarpe che le devono lasciare in garage. Quindi lui rientra con la macchina, si toglie le scarpe, si mette le ciabatte, sale al piano di sopra, va in cucina dove toglie jeans e maglietta e resta in mutande. Cavate queste cazzo di mutande lorde! No, si tiene con le mutande. Dove cioè, sono tutti vestiti puliti tranne le mutande. Però. Veramente. Quando va in soggiorno vede il corpo della moglie ancora lì e dice: Oh mio Dio, sono venuti i ladri. Fa anche la scena con se stesso, no? Dopodiché si avvicina, cerca di soccorrerla in qualche modo. Almeno così racconta, ma credo che quello che abbia fatto è stato proprio un. Perché non si è sporcato di sangue. E poi comincia a gridare aiuto. Grida come un pazzo. Uh, va fuori di casa. Urla. Quello che vi dicevo all'inizio. Siamo tornati. Abbiamo fatto il giro. Siamo tornati all'inizio all della storia. Grida aiuto. Mi ha ammazzato tutti. Sono venuti l'Adria. Mi ha ammazzato la famiglia. Eccetera. Al che chiama il 118. E dice uh, che appunto c'è stata questa rapina. Di far arrivare subito i soccorsi. Il problema è che a un certo punto, al 118, all'operatore chiede indicazioni su cosa può toccare e cosa no. Tipo, ma posso toccare mia moglie? Ma posso toccare mio figlio? Ma posso spostare questo? Ma posso fare questo? Ma se tocco questo? Ma sto... E c'è l'operatore che gli dice: ma ah, è più preoccupato di quello che tocca che di come stanno, no? Queste persone. Quindi già lì. Pareva strano. Comunque, dopo aver chiamato il 118, chiama suo padre che si precipita subito a casa e con suo padre Carlo comincia a tessere le fila del suo alibi. Tra l'altro ci credono tutti, soprattutto perché già c'era stata una rapina con coltello un anno prima. E in più, a molta visconti, in quell'anno c'erano stati davvero tantissimi furti in villa. Quindi era plausibilissimo che lui potesse essere stato vittima. Di un'ennesima rapina a Motta Visconti, no? Tant'è che il sindaco, appena è uscita la notizia, ancora non si capiva che era lui il colpevole, il sindaco ha subito detto: Eh, vedi, tutta questa ondata di rapine è un vero uh, problema per la nostra città, dobbiamo fare qualcosa. Al suo alibi in realtà non crede solo il sindaco, ma credono tutti, cioè credono i vicini, i padri, i genitori di Cristina, tutti i parenti, tutti gli amici, anzi. Carlo diventa il poverino, cioè diventa proprio quello coccolato da tutti. Cercano tutti di consolarlo, anche se lui è Amber Heard in quel momento, cioè prova a piangere ma non escono le lacrime. Infatti, quando alle 4 del mattino arrivano anche i carabinieri, la prima ipotesi che si fanno sono omicidio, è omicidio-suicidio, cioè pensano che altro che rapina, perché poi in realtà non c'era, dopo vi spiego, il, il, il disordine che lui aveva creato in casa non era molto credibile, non c'erano segni di effrazione e quindi non poteva essere una rapina, ma poteva essere un omicidio-suicidio da parte della madre, come sapete, per punire il padre, sai, a volte succede. Quindi avevano battuto questa pista, ma il problema è che non si trova l'arma del delitto. E quindi come fai a suicidarti e nascondere l'arma del delitto? Non puoi. A quel punto i carabinieri si girano verso Carlo e cominciano a fare. Mmm. Dici un po', Carlo, come mai ti comporti in questo modo così strano? Perché Carlo, contrariamente a tutti gli altri, non riesce a piangere. Si sforza, si sforza, si sforza, ma come Amber Heard non esce niente. Cioè, lui come fa? Niente, uguale a uguale Dumber, uguale, stessa scena. In più notano che lui è molto nervoso. Si rigira in continuazione eh, le, le mani e notano che lui cerca in tutti i modi di ferirsi le mani, di farsi del male alle mani. Cioè, se le graffia, le sbatte con la pugna. Con... E effettivamente, questa cosa sì, può essere un'espressione un di stress e di dolore. Però dicono: Aspetta, aspetta, lo isolano e lo mettono sull'ambulanza con la scusa ovviamente di prendersi cura di lui perché è sotto shock, eccetera, eccetera, eccetera. Ma in realtà, quello che vogliono fare è isolarlo dagli altri per studiarlo bene uh, prima che lui possa coprire eventuali cose che non tornano, come per esempio le ferite sulle mani. Lo fanno spogliare e Carlo. Adesso ve le faccio vedere queste cazzo di mutande. E Carlo sfoggia le sue mutande lorde. Ok? Vedete che c'è qualcosa di strano sulle mutande di Carlo? Zan zan zan! Cosa c'è sulle mutande di Carlo? È sangue. E Carlo non soffre di emorroidi, soprattutto perché non è quello il punto delle emorroidi. Quello è sangue. Io in realtà ho fatto una controindagine ed è da qui che ho capito che non si era cambiato le mutande fin dall'inizio. Non, non lo dice nessuna fonte che non si era cambiato le mutande, l'ho capito da sola. Perché. <ride> Io vorrei invece che lo portassero avanti questo discorso. Perché lui ovviamente lì se l'è sporcata e quando ha ucciso Cristina ed è schizzato del sangue lì dietro. Perché quando gli hanno detto: Ma uh, Carlo, hai del sangue sulle mutande? Come c'è finito lì? E lui dice: Beh, mi sono sporcato dopo aver toccato il corpo di Cristina. Mm, un punto un po' strano lì, alla base della schiena. E poi non è una macchia da contatto, quella è un'evidente macchia da proiezione. Se avete visto Dexter, sapete di cosa sto parlando. Quindi insomma, è veramente poco credibile. E in più, se lui avesse davvero toccato la moglie, il corpo della moglie, siccome era un lago di sangue, avrebbe dovuto inzupparsi le mani. E un'altra cosa che non tornava è che lui ha detto dopo aver soccorso mia moglie, aver cercato di soccorrere mia moglie, mi sono avvicinata, ho toccata, sono cercato di rianimarla, poi sono andato su a vedere i bambini. Ecco, peccato che non abbia mai avuto sangue sulle mani, ma soprattutto gli interruttori della luce... Del piano di sopra erano tutti puliti quindi lui al piano di sopra non c'è neanche mai andato ma io dico se devi fingere una cosa fingila tutta fino in fondo lo sai che c'è la scientifica quindi vai al piano di sopra e guarda quello che hai fatto abbi il coraggio di guardare quello che hai fatto cioè che poi voglio dire cazzo cioè tu indossavi solo le mutande al momento dell'omicidio la prima cosa che pensa ogni assassino è liberarsi dei vestiti imbrattati di sangue tu pensavi che le mutande fossero invincibili in, in, in... imbrattabili Quindi gli beccano queste macchioline qui e, e insomma, <ride> insomma i carabinieri a quel punto intervistano anche i vicini, cioè interrogano i vicini e questi vicini dicono di aver sentito delle urla verso le 23, ma di aver pensato che fossero gli schiamazzi causa partita. Uh, fuori casa o cose così e tra l'altro si fanno tantissimo una colpa di non essersi resi conto che era Cristina in realtà a urlare. Quando arrivano i Ris e analizzano la scena del crimine e tra l'altro arrivano quella notte stessa, capiscono immediatamente che non poteva essere una rapina. Innanzitutto per come vi dicevo prima, il disordine era atipico, cioè c'erano dei cassetti di belti uh, tutti rovistati con le cose a terra e altri che non erano neanche stati aperti. E per di più vi voglio dire una roba. Carlo, secondo me, da perfettino del cazzetto che era, non ha avuto cuore di distruggere oggetti o di rovinare troppo l'ordine in casa. Avrà pensato, cazzo, poi dopo se metto tutto in disordine, poi tocca a me mettere a posto perché mia moglie è morta, quindi non lo può più fare lei, lo devo fare io dopo, è un casino. Quindi non ha messo molto in disordine casa, non ha rotto niente, cioè sembrava che le cose che lui buttasse a terra le avesse appoggiate elegantemente per non rompere nulla e cioè dai nel senso cioè, se cioè, devi fare una cosa falla fatta bene lo so che ti, ti tira il culo rompere le cose che hai pagato tu o, o che sono tue però cioè vabbè comunque niente è rotto niente tutto caduto elegantemente ed mantenuto, è mantenuto intatto e poi, altra cosa, c'era il portafoglio di Cristina sul tavolo con dentro i soldi. Fa il rapinatore, uccide i bambini e poi non prende i soldi dal portafoglio, dai, era veramente assurdo. Comunque, Carlo ovviamente non convince gli inquirenti, lo prendono su e lo portano in caserma per interrogarlo. E Carlo in caserma si comporta in maniera assurda. Perché lui a un certo punto, insomma, si fa a mezzogiorno. A un certo punto dice: Oh, regà, io ho fame! Non è che mi potete portare una pizza ai funghi e una birra? Grazie! Suo padre è stato ricoverato perché ha avuto. Il babbo di Carlo, eh? perché ha avuto uh, un senso di di, di, insomma, di shock uh, assurdo per quello che era successo. E Carlo stesso, che era là a chiedere la pizza, la birra: le dolce no, no, proprio, eh, minimamente. Poi, dopo aver chiesto, non credo che gliel'abbiano fornita, gli avranno dato qualcosa, un tosto, un tramezzino dalle macchinette, non lo so. Dopodiché, lui si è addormentato. Cioè, poverino, è stato in piedi tutta la notte, Cioè, no, lui era pacifico. Lui aveva risolto i suoi problemi, capito? Non c'aveva più un problema nella vita, era finalmente un uomo libero. Sì, forse. Lo avrebbero beccato, ma credeva di essere più furbo di tutti gli altri, quindi sicuramente alla fine non lo avrebbero beccato. E anche se un gamberfitterol no, quello no. Però si è presa comoda, lì in casera, ma lui è bello sereno, eccetera. Questo atteggiamento ovviamente non ha fatto che peggiorare i sospetti su di lui, anche perché aveva continui piccoli gesti di spensieratezza, cioè non erano solo questi, erano proprio continue piccole manifestazioni. Del fatto che non gli fregava assolutamente un cazzo di quello che era successo. I carabinieri intanto avevano interrogato i colleghi di Carlo, cioè avevano telefonato e avevano chiesto delle spiegazioni rispetto alla vita di Carlo in ufficio. I colleghi spiegano che Carlo ultimamente si era preso staba sbandata per la sua nuova collega giovane e che la collega lo aveva rifiutato proprio perché era sposato con figli al che chiamano questa collega, gli inquirenti, questa collega conferma tutto, conferma anche il suo rifiuto per Carlo, conferma la motivazione, dice che era dovuto al matrimonio ai figli e quando le dicono, sa signora è possibile che lui abbia ucciso la famiglia, <ride> lei risponde, men che meno adesso vi dico, ho fatto bene a rifiutarlo, perfetto quindi cosa succede? che eh, i carabinieri vanno a eh, interrogare Carlo e quando gli dicono Carlo abbiamo parlato con la tua collega e ci ha detto che nonostante tu adesso non sia più sposata con figli gli fai ancora più schifo cioè non ti vuole comunque come la mettiamo? al che lui crolla lui crolla e dice cazzo perché secondo me lui crolla perché qui si rende conto che tutto quello che ha fatto non aveva alcun senso. Cioè, l'unica cosa che lui voleva ottenere era la libertà di poter stare con questa che non lo aveva, perché era sposato coi figli. E questa non lo vuole comunque, anche se non è più sposato coi figli. E quindi gli, gli crolla tutto il senso di quello che ha fatto. A questo punto confessa tutto, che è quello che vi ho detto prima, no? Tanto lui lo dice, lo confessa tutto in 20 minuti. E scrive. Scrivono tutto in 20 minuti. E alla fine della confessione il PM gli chiederà giustamente: gli dice, Ma Carlo, non era meglio divorziare? E lui tranquillissimo, in con aria serafica, spiega. Il divorzio non avrebbe risolto perché i figli sarebbero comunque rimasti. E questi figli non erano solo non accettati dalla nuova collega, ma erano un fardello per lui che voleva fare la bella vita. Per lui che voleva tornare giovane, non avere responsabilità, rimorchiare, magari mollare il lavoro, trovarne un altro. Cioè, lui era andato in basta, mi sono rotto il cazzo di stare a capochino e assecondare sempre il volere altrui, adesso faccio quello che mi pare. E sbarello tutto, sbaracco tutto, che è una cosa che succede spesso alle persone che effettivamente sono abituate ad accondiscendere sempre agli altri, però solitamente non si sfoggia in una strage di massa familiare, ecco. Comunque lui, dopo la sua confessione, ha accompagnato anche i carabinieri nel luogo dove ha nascosto l'arma del delitto, che era appunto sto tombino, e l'interrogatorio si conclude con Carlo che dice... No, ma sono stati io, sono stati io. Voglio il massimo della pena. Voglio proprio il massimo della pena. Sì, voglio il massimo della pena. Poi, però, davanti al jeep fa scena muta e si avvale della facoltà di non rispondere. Probabilmente perché era subentrato l'avvocato che gli aveva, scom... aveva detto di non parlare. Perché poi l'interrogatorio l'ha fatto senza. Pensate che dovrà essere il, il padre di Carlo a prendersi la responsabilità di dire. Alla famiglia di Cristina, che era stato Carlo, in realtà, a uccidere tutti. Pensate a che... C'è cioè, neanche la responsabilità di prendere sul telefono dal carcere, comunque la telefonata la fanno fare, e chiamare i genitori di Cristina e sono stato io. Mandi tuo babbo a farlo. Codarlo fino alla fine, veramente, veramente. Comunque il tema centrale del processo, che in realtà non è stato per niente complesso come processo, era se lui avesse usato premeditazione o meno, ma lui stesso ha detto che era una settimana che lo premeditava, quindi sì, c'è anche la premeditazione. Carlo non ha mai avuto una perizia psichiatrica proprio perché è sempre stato, si è sempre stato dichiarato in grado di, di intendere e di volere. E lui stesso dice di non aver bisogno di una perizia. Si becca l'ergastolo, il suo avvocato tra l'altro presenta ricorso in appello per andare appunto in appello ma Carlo rinuncia e scrive ai giudici considerando congrua la condanna inflittami in primo grado mi scuso per la perdita di tempo. Come vedete lui non, non si mette in gioco neanche per la sua libertà. Basta che mi lasciate in pace. Io voglio marcire da solo, non voglio responsabilità, non voglio niente. In carcere non devo prendere decisioni. Sto qua, non sono più libero, non voglio fare la vita niente. No, perché io comunque non voglio nessuna responsabilità, neanche quella di lottare per la giustizia, per la mia libertà, che poi giustizia non ce n'era. Non credo che il suo ragionamento sia stato: sono una merda, me ne sono reso conto. Mi merito davvero il massimo della pena. Basta che si chiami il mutande. Infatti, <ride> non credo che sia stato quello il ragionamento. Credo che il ragionamento sia stato, non ce la faccio a lottare ancora, no? Vi prego, confesso tutto. Basta che finisca tutto il prima possibile, perché non ce la faccio a mettermi ancora all'agonia. Comunque, in carcere Carlo ha avuto finalmente l'occasione di studiare filosofia. Si è laureato all'Università di eh, Pavia. In filosofia, e oggi lo descrivono come un quarantenne pentito. Pare essere un uomo pentito, pare essere un uomo nuovo, e dicono che è bravissimo in, in, in carcere. Un carcerato modello, bravissimo. Si è di nuovo distaccato dalla situazione. Eh, anche secondo me. Anche secondo me. In questo caso mi ha mandata fuori di testa. Non è una storia così complessa in realtà, cioè è una storia che si spiega volendo in dieci minuti, però c'è dietro una mente che non è così lontana. Eh, da da, 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 da molte, molte persone diciamo normali. Non volere responsabile. Cioè, noi millennium sono ab siamo abbastanza a misura Carlo. Cioè, non tutti, ovviamente. Però ci sono molte più persone che ah, decidono di non prendersi responsabilità nella vita, non ne vogliono, è la cosa più terrorizzante per loro. Era giusto per dirvi che mi piaceva molto fare un viaggio nella mente di Carlo perché questa cosa della mancanza di assertività, questa cosa di voler sempre far contenti gli altri, questa cosa di trovarsi incastrati nelle situazioni perché non si sa dire di no, perché si teme la reazione dell'altro. E si pensa che la reazione dell'altro sia la cosa più terribile a questo mondo. È una cosa che secondo me è tipica di moltissime persone. E assistere a quando un quadro di personalità che può somigliarci diventa estremo, e che cosa può portare, forse ci fa rendere conto anche che non siamo poi così lontani. Da una mente criminale, il che non significa che siamo tutti potenzialmente killer, significa che possiamo comprendere quello che è successo e possiamo anche prendere in tempo queste situazioni con un po' di empatia e un po' di comprensione. E io ripeto, odio gli estremismi, odio tutto ciò che finisce in ismo, compreso il femminismo. Mi dispiace, Zolona, ti amo però. Però devo dirtela questa cosa. T odio tutti gli ismi perché ismo significa estremo, cioè significa è tutto da quel lato e il mondo non è così. E quindi al contempo vi dico, non sopporto l'idea che il mostro venga visto solo come mostro, solo come ehm, bastardo, stronzo, eh, che non capisce un cazzo della vita ed è anni luce da noi. Non sono anni luce da noi. Alcuni sì. Alcuni no, alcuni ci somigliano e bisogna accettare che queste persone vivono delle vite che possono somigliare alla nostra o hanno modi di ragionare che possono somigliare alla nostra. Non bisogna, secondo me, andare in opposizione totale, tipo, eh, quello ha ucciso dei bambini, i suoi figli, oh mio Dio, allora non ci voglio più avere niente a che fare, cioè, ovviamente non ci vuoi avere più niente a che fare, però non voglio pensarci, non voglio soffermarmi, non voglio neanche capire, per me è solo da bruciare all'inferno. Di pancia sì, totalmente d'accordo, però di testa dobbiamo essere un pochino più evolutini, secondo me.